Non potete sapere che cosa mi è capitato! Non potete sapere! E come potreste se non ve lo dico? Mi è capitata una cosa incredibile! Diciamo che ultimamente avevo un po' mollato il canale, niente più video, e un po' per il trasloco. E sì, nel frattempo ho cambiato casa. Poi il lavoro, la famiglia, lo stress, il tempo libero. Mi era passata la voglia di fare video. Non mandava più. Ogni tanto sì, mi si riaccendeva la lampadina, soprattutto quando ricevevo messaggi come "Mi piacciono i tuoi contenuti, perché non fai più video?" Ma poi mi si rispegneva. Fino a quando l'altro giorno a Milano mi ferma un ragazzo. Io ero sovrappensiero. All'inizio credevo volesse chiedermi un'indicazione stradale, tipo "Scusi, dov'è la stazione?" E invece no, mi ha chiesto: "Ma lei è l'autore di video su musica, matematica, teologia?" Al che io mi sono un po' pietrificato. In quel preciso momento YouTube era lontano secoli luce dai miei pensieri. E poi mi sono detto: "Oh cacchio, vuoi vedere che mi ha fermato per insultarmi? Magari è un fan di Biglino!" In quell'istante stavo già pensando a possibili vie di fuga. Che faccio? Scappo di là? O magari faccio finta di niente e vado di là? Oppure gli rispondo: "No, scusami, ti sei sbagliato." In realtà credo di aver balbettato qualcosa come su YouTube. "Sì," mi ha risposto il ragazzo. E poi ha continuato: "I suoi contenuti sono davvero molto interessanti." Wow! Ma sta succedendo davvero, ho pensato. Anche se dall'altro lato ho pensato: "Ma mi sta dando del lei? Ma sono così invecchiato?" Comunque ho risposto: "Davvero? Ma è da tanto che non faccio più video su YouTube. Ho notato," fa lui, "spero riprenda presto." Ed eccomi qua. Come potevo deludere queste aspettative? Scusate la vanagloria. Ma poi, come potevo non dirvelo? Credo sia una delle cose più belle che mi siano capitate. Tra l'altro, per l'emozione, non gli ho nemmeno chiesto il nome. "Ciao, se mai guarderai questo video, grazie. Oggi non solo ho deciso di ritornare, ma ho deciso di farlo in pompa magna, con un super argomento. Un argomento che ha a che fare con un problema rimasto irrisolto per oltre 100 anni. Che ha a che fare con 1 milione di dollari rifiutati e prestigiosi premi non ritirati. Ed è anche la misteriosa storia del matematico russo, spoiler, che ha risolto questo problema. Allora non mi resta che dirvi: mettetevi comodi, si parte! A tre matematici viene mostrato un cubo, un normalissimo cubo di legno. A ciascuno viene fatta la stessa identica domanda: cosa vedi? Il primo, esperto di geometria, risponde: vedo un cubo. Il secondo, un esperto di grafi, afferma: vedo 8 vertici connessi da 12 spigoli. Il terzo, uno studioso di topologia, invece afferma: vedo una sfera. Ecco la topologia. Nel mondo della topologia, una cannuccia è uguale ad una ciambella ed un bicchiere è uguale ad un frisbee. La topologia è una delle più feconde aree della matematica moderna. Per la topologia, essere una ciambella o una cannuccia non fa alcuna differenza. Ciò che conta è soltanto il numero di fori ed il numero di dimensioni. Quanti fori ha una cannuccia? E un bicchiere? La cannuccia e la ciambella sono entrambe tridimensionali, le vediamo nello spazio. Entrambe hanno solo un foro. Io posso prendere una cannuccia, posso schiacciarla lungo i lati, deformarla fino a trasformarla in una ciambella e viceversa. Posso prendere una ciambella, stirarla e farla diventare una cannuccia. Ecco, l'una può diventare l'altra. In topologia si dice che la cannuccia è omeomorfa alla ciambella, cioè posso trasformare l'una nell'altra soltanto schiacciando, modellando o stirando, senza mai praticare fori, tagli o riempire fori già esistenti. Anche un frisbee ed un bicchiere sono omeomorfi. Sono entrambi senza fori. L'apparente foro del bicchiere in realtà è un foro cieco. Avete mai provato a bere da un bicchiere bucato? Io posso prendere un bicchiere, posso schiacciarlo, appiattirlo fino a farlo diventare un frisbee. E viceversa, posso prendere un frisbee, posso modellarlo lungo i lati fino a farlo ridiventare un bicchiere. Nemmeno il materiale con cui sono fatti conta. Per la topologia conta soltanto il numero di fori e il numero di dimensioni. Benissimo, ora siamo pronti per il nocciolo della questione, il problema.
Studiando tutte queste bizzarre uguaglianze nel mondo della topologia, un matematico francese, agli inizi del 1900, Henri Poincaré, ha affermato: se prendo qualsiasi forma senza buchi, che sia sufficientemente regolare, diciamo che possa stare dentro una scatola grande a piacere, allora potrò trasformarla in una sfera. Ad esempio, questo pezzo di plastilina sta dentro questa scatola, è sufficientemente regolare. Non ha fuori, allora io posso modellarlo in una sfera. Poincaré ha detto che questo si può fare, si dovrebbe poter fare, in tutte le dimensioni. Sì, in tutte, non soltanto in due, in tre, ma anche in quattro, in cinque, in sei dimensioni. Riuscite ad immaginare sei dimensioni? Con la matematica si può. Questo problema, rimasto irrisolto per oltre 100 anni, è parte di un elenco di 7 problemi considerati di cruciale importanza per la matematica e alla risoluzione di ciascuno dei quali è stato dedicato un premio da $1 milione. Un facoltoso uomo d'affari americano, Landon Clay, insieme a sua moglie, Lavinia Clay, hanno fondato nel 1998 il Clay Mathematical Institute a Boston, negli Stati Uniti, con l'intento di accrescere e diffondere la cultura matematica. I coniugi Clay erano ben consapevoli che i dipartimenti di matematica erano e continuano ad esserlo purtroppo poco apprezzati dalle amministrazioni delle università. Purtroppo la matematica non riceve lo stesso sostegno della biologia, della chimica o della fisica. Non solo, ma i matematici hanno anche incombenze di insegnamento superiori rispetto ai colleghi chimici o fisici. Vero, matematici? Così, il 25 settembre del 1998 nasce il Clay Mathematical Institute, un ente no profit dedicato all'aumento e alla diffusione delle conoscenze matematiche. In occasione dello scoccare del terzo millennio nel 2000, l'istituto redige una lista di 7 problemi irrisolti e mette in palio per la risoluzione di ciascuno di essi $1 milione per un totale di $7 milioni. Uno di questi 7 problemi è la nostra congettura di Poincaré. Ovviamente l'obiettivo di questi premi in denaro non è quello di incentivare o addirittura accelerare la risoluzione di questi problemi. Un matematico non ha certo bisogno di un incentivo in denaro per affrontare un problema, soprattutto se si tratta di problemi rimasti irrisolti da secoli. L'istituto ha messo in palio un premio in denaro per rendere più popolare la matematica fra la gente. Mettere in palio $7 milioni, quantomeno, ha reso famosi questi problemi. Infatti oggi sono qui a parlarvene. Ripetiamo il problema, la congettura di Poincaré, teniamolo bene in mente. Può ogni oggetto senza buchi, che sia sufficientemente regolare, diciamo come prima, che possa stare dentro una scatola grande a piacere, può essere deformato senza operare tagli o praticare fori in una sfera? E questo lo possiamo fare in tutte le dimensioni? A prima vista sembra vero, perché dovrebbe essere falso? Il problema è che dobbiamo provarlo per tutte le possibili forme immaginabili e sono infinite e non solo, ma poi dovremmo provarlo per tutte le dimensioni. E come facciamo? Non possiamo affrontare il problema di petto, non possiamo provare a mano tutte le possibili forme in tutte le possibili dimensioni. Dobbiamo essere più furbi. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa che descriva un corpo a prescindere dalla sua forma. Qualcosa che non cambi se deformiamo il corpo allungandolo o contraendolo. Forse, tra le mille cose scoperte da Eulero, ce n'è una che può fare al caso nostro. Mettiamo un attimo i paletti temporali prima. La congettura di Poincaré è dei primi del 1900, precisamente è del 1904. Eulero, invece, è un matematico del 1700. La matematica è come il maiale! Non si butta via niente! Prima o poi qualcosa, statene certi, servirà. E che cos'è che può fare al caso nostro? Eulero ha scoperto che, dato un qualsiasi solido, se contiamo il numero dei vertici, aggiungiamo il numero delle facce e togliamo il numero degli spigoli, otteniamo sempre 2. Provare per credere. Un cubo, ad esempio, ha 6 facce, 8 vertici e 12 spigoli. E 6 più 8 fa 14. E 14 meno 12 fa 2. E i cubi hanno lo stesso numero di Eulero delle piramidi, degli icosaedri o dei dodecaedri. Sempre 2. Se non ci sono buchi, il risultato sarà sempre 2. Se invece c'è un buco, il risultato sarà 4.
Se ce ne sono due di buchi, il risultato sarà 6. Questa formula ci dice che tutti i corpi sufficientemente regolari senza fori sono trasformabili l'uno nell'altro. Quindi posso trasformarli in una sfera? Problema risolto? No. Poincaré estese questa formula generalizzandola. Non utilizzò un solo numero per descrivere un corpo, ma una serie di numeri. Lo fece per rendere più potente e generale la formula di Eulero. Inventò così l'omologia. Però nemmeno questa nuova etichetta creata da Poincaré per classificare i corpi andava bene. Infatti fu lo stesso Poincaré a trovare un controesempio. Il controesempio costruito da Poincaré è quella che noi oggi chiamiamo sfera di Poincaré. Niente da fare, questa nuova etichetta non funziona. Poincaré però non si fermò, no, andò avanti, sviluppò un nuovo strumento, più raffinato. Ma il concetto è sempre quello. Nella maggior parte dei casi si opera così in matematica. Il concetto di base, l'idea fondamentale, è sempre quella. Si cerca solo di perfezionarla, di raffinarla, di specificarla meglio. Nel nostro caso dobbiamo trovare un invariante, un numero o una serie di numeri o qualcosa, insomma, che descriva un oggetto a prescindere dalla sua forma, che ci dica soltanto quanti buchi ha. Questa è l'idea di base. Il resto è solo un raffinamento. Poincaré quindi pensò ad un altro modo, quello che noi oggi chiamiamo gruppo fondamentale. Prendiamo un oggetto a caso, una ciambella ad esempio. Quanti elastici io posso avvolgere attorno alla ciambella senza che l'uno possa essere spostato nell'altro? Pensiamoci bene, direi due. Uno che passa attraverso il foro e uno che gira tutto intorno alla ciambella. A causa della presenza del foro non potrò mai spostare l'elastico che passa attraverso il foro in quello che gira attorno alla ciambella. Dovrei tagliarlo e non va bene tagliare in topologia. Quindi per descrivere una ciambella mi bastano due numeri. Ad esempio la coppia 3-2 mi dice che un elastico è avvolto attorno alla ciambella 3 volte da destra verso sinistra e un altro è avvolto 2 volte dal basso verso l'alto. Tutte queste possibili coppie di numeri formano il gruppo fondamentale della ciambella. E per una palla? Beh, sulla palla possiamo applicare un solo elastico attorno alla palla. Quindi, per rappresentare una palla, basta un solo numero. Fantastico allora! Tutti i corpi che possiedono lo stesso gruppo fondamentale sono tra loro equivalenti, omeomorfi! Quindi abbiamo risolto l'enigma grazie al gruppo fondamentale! Niente affatto. Nel 1919 James Alexander ha tirato fuori un controesempio. Maledetti controesempi! Ha tirato fuori due oggetti che hanno lo stesso gruppo fondamentale ma non sono omeomorfi. Non posso trasformare l'uno nell'altro senza praticare tagli, fori o incollare fori già esistenti. Questi oggetti sono noti oggi come spazi lenticolari. Fino alla fine del 1960 la situazione era davvero desolante. Tutti i tentativi fatti per dimostrare la congettura di Poincaré erano falliti. Una desolazione totale. Fino a quando? Fino a quando arriva Stephen Smale. Stephen Smale. Non ho mai letto di altri matematici così al tempo stesso strambi ed eccezionali. Quando Smale era uno studente universitario, diciamo che si dedicò più all'attivismo politico che agli studi. Si iscrisse al Partito Comunista, manifestò contro il coinvolgimento americano nella guerra di Corea, visitò i paesi dell'Est, organizzò una società per le attività pacifiste nel campus. Diciamo che in quegli anni universitari gli studi non rientravano esattamente nelle sue priorità. Durante l'ultimo anno finì persino in libertà vigilata. Dopo quell'episodio, diciamo che prese un po' più sul serio il suo impegno universitario. Decise anche di cambiare il suo piano di studi, da fisica passò a matematica. Dopo una buona ripresa, però, ritornò a prendere voti bassi. Riuscì comunque ad essere ammesso al dottorato, ma anche qui i risultati erano mediocri, a tratti insoddisfacenti, tanto che fu richiamato dal direttore del dipartimento. Caro Smale, o ti impegni seriamente, o sarò costretto a espellerti. Alle volte le minacce funzionano. Da quel giorno Smale abbandonò i suoi 1000 interessi e si concentrò nello studio. Riuscì a completare il dottorato, però la sua reputazione risentiva del suo passato incostante. E quando cercò il suo primo lavoro, il direttore del dipartimento scrisse una lettera di raccomandazione in cui sottolineava che era un tipo incostante e mediocre.
Nonostante tutte queste nefaste premesse, Smail riuscì a lavorare all'Institute for Advanced Study a Princeton, Collège de France a Parigi, alla Columbia University, per essere assunto infine all'Università di Berkeley in California, nel 1964, dove è rimasto per 30 anni. Smail è riuscito a rivoluzionare molti campi della matematica. Non solo ha rivoluzionato la topologia, ma anche la teoria dei sistemi dinamici, l'economia, persino l'informatica. Smail ha concepito i suoi più grandi risultati in posti improbabili. Dopo il dottorato, nonostante la cattiva lettera del direttore del dipartimento, Smail aveva vinto una borsa biennale. Passò un anno e mezzo a Princeton e gli ultimi 6 mesi li trascorse a Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro Smail seguiva un programma serratissimo. La mattina in spiaggia, la sera ballare samba nei locali. Il pomeriggio lo passava a discutere con i suoi colleghi di topologia o di equazioni differenziali. La fondazione presso la quale aveva vinto la borsa, però, non era soddisfatta di vederlo soltanto mezza giornata in ufficio e di passare il resto del tempo in spiaggia sorseggiando cocktail o a ballare la samba nei locali. Però attenzione, un matematico non è un chimico o un fisico sperimentale, non ha bisogno di stare ore e ore in laboratorio. A un matematico basta un foglio di carta e una penna o una matita. E fu proprio prendendo il sole a Copacabana che Smail riuscì a dimostrare che la congettura di Poincaré è vera per tutte le dimensioni uguali o superiori a 5. Per questo suo grande risultato ha vinto la medaglia Fields, forse il più alto riconoscimento per un matematico in vita. Chissà cosa avrà pensato il direttore del dipartimento quando avrà visto Smail ricevere la medaglia Fields. Oh, ci siamo! Ora resta soltanto da dimostrare che la congettura di Poincaré sia vera in 3 dimensioni e in 4 dimensioni. Non sorprendetevi! La maggior parte delle volte è così. Si riesce prima a risolvere problemi in dimensioni grandi, superiori a quelle normali, e poi è molto più difficile risolverlo in dimensioni comuni, come 3. Uno dei motivi è che all'aumentare delle dimensioni c'è più spazio per muoversi e applicare tecniche che non sono applicabili in 3 dimensioni. Considerate una moneta sulla superficie di un tavolo. Se il tavolo non è trasparente, non c'è alcun modo di guardare l'altro lato della moneta soltanto spostandola lungo la superficie del tavolo. Per poter guardare l'altro lato della moneta, bisogna estrarla dalle 2 dimensioni della superficie del tavolo e portarla nella 3ª dimensione. Solo così possiamo osservare l'altro lato della moneta. Ecco che un problema difficilissimo in 2 dimensioni risulta banale con 1 dimensione in più, in 3 dimensioni. Per dimostrare la congettura di Poincaré in 4 dimensioni, ci sono voluti altri 20 anni. Dagli anni 60 siamo giunti ai fantastici anni 80. Negli anni 80 fu Michael Friedman, di un quarto di secolo più giovane di Smail, a dimostrare la congettura di Poincaré in 4 dimensioni. Per questo risultato anche lui ha ottenuto la medaglia Fields. Che dire, anche solo riuscire ad ottenere risultati parziali su questo inafferrabile problema porta i suoi frutti. E che frutti! Non resta che l'ultimo scoglio, dimostrare la congettura di Poincaré in 3 dimensioni, l'impresa più ardua. Giusto per ricapitolare, la congettura di Poincaré afferma che ogni varietà chiusa e semplicemente connessa è omeomorfa alla sfera. Cioè, se prendo qualsiasi forma sufficientemente regolari e senza buchi, diciamo come all'inizio, che possa stare in una scatola grande a piacere, allora posso trasformarla, senza operare tagli, fori o incollamenti, in una sfera. Questo tipo di affermazione in matematica si chiama congettura perché si ipotizza, si suppone che sia vero. Poincaré credeva fosse vero. Il fatto è che in matematica le opinioni non contano. Contano solo le dimostrazioni. Poincaré ha enunciato la congettura nel 1904 e siamo arrivati alla fine del 1980. Niente, ancora non è risolta. Manca l'ultimo pezzettino, dimostrarla in 3 dimensioni. Ci riusciranno i nostri eroi? È giunto il momento di far entrare in scena uno strumento fondamentale, cruciale per il finale della nostra storia, il flusso di Ricci. Il flusso di Ricci è stato introdotto da Richard Hamilton, un brillante matematico americano, amante delle corse dei cavalli, del windsurf e sempre attorniato da ragazze. Il flusso di Ricci imita la distribuzione del calore all'interno di un corpo. Che cosa ho detto? Il flusso di Ricci, inventato da Hamilton. Il flusso di Ricci, inventato da Hamilton.
Che confusione. Già, le cose non sono abbastanza semplici con queste sfere in tante dimensioni, cose che collassano, si tagliano senza fori. Poi ci si mettono anche loro. Il flusso di Ricci introdotto da Hamilton si chiama flusso di Ricci e non flusso di Hamilton perché usa il tensore di Ricci. Il tensore di Ricci è un perfetto esempio di come la matematica funziona. Il tensore è stato introdotto per la prima volta dal matematico italiano Gregorio Ricci Curbastro. Non sono due persone, Ricci Curbastro, aveva un doppio cognome. Il tensore è stato introdotto in un articolo del 1900 scritto insieme al suo allievo, Tullio Levi Civita. Anche lui due cognomi, ma vi assicuro che non occorre avere due cognomi per dire cose intelligenti in matematica. Appena il tensore fu inventato da Ricci e Levi, nessuno lo notò. Certo, i colleghi che lessero l'articolo dissero notevole, ma poi se ne dimenticarono, nessuno sapeva cosa farsene. Fino a quando un certo Albert Einstein lo notò e disse: ah, però, questo tensore può fare al caso mio. E così Einstein, utilizzando il tensore di Ricci, finì per scrivere la teoria della relatività generale. E grazie alla teoria della relatività generale, adesso i nostri sistemi di geolocalizzazione possono essere molto, molto precisi. Da un'idea apparentemente astratta di un matematico del Novecento, il tensore, siamo arrivati a Google Maps. Ecco come procede la matematica. La matematica crea, inventa, non può e non deve preoccuparsi delle sue immediate applicazioni. Tanto prima o poi, e non importa quanto poi, qualcuno arriverà e le utilizzerà e riuscirà a sviluppare qualcosa di grandioso e tutta l'umanità ne risentirà. Potete oggi fare a meno di Google Maps? Ringraziate Ricci e il suo tensore. Ma cos'è questo tensore? Il tensore non è una cosa brutta, è una matrice, una tabella di numeri che descrivono le caratteristiche di un oggetto. Qualsiasi caratteristica è uno strumento molto generale. Può descrivere la temperatura, la massa, oppure, come in topologia, descrive come si distribuisce la curvatura nel corpo. Anche Hamilton, come Einstein, notò che il tensore di Ricci poteva fare a caso suo. Il tensore può contenere informazioni sulla curvatura del corpo in ogni punto. E così Hamilton utilizzò queste informazioni sulla curvatura per costruire il suo flusso. Se mettete una padella con il manico non isolato su una fiamma bella viva, il calore prima dall'esterno della padella si distribuirà all'interno fino a raggiungere il manico. Dopo un po' dovrete stare molto attenti a toccare quel manico. Il calore si è diffuso su tutta la padella. Il flusso di Ricci fa qualcosa di simile. Non diffonde il calore, ma diffonde la curvatura. Parlando del flusso di Ricci, mi è venuta in mente Lux Aeterna di Ligeti. Scusate le divagazioni, ma secondo me Lux Aeterna può aiutarci a capire meglio il flusso di Ricci. Lux Aeterna è una musica per coro e orchestra. Provate ad ascoltarla, vi lascio il link in descrizione. Si sentono chiare masse sonore trasportate da un flusso. Con la congettura di Poincaré fresca nella mente, provate ad ascoltare Lux Aeterna con gli occhi chiusi. Sarà un'esperienza sensoriale straordinaria. Non a caso Stanley Kubrick ha utilizzato questa musica nel suo capolavoro 2001 Odissea nello spazio. Ora che grazie a Ligeti possiamo addirittura ascoltare il flusso, possiamo capire meglio che cosa fa. Il flusso di Ricci trasforma un corpo complesso deforme in uno più semplice. Il flusso di Ricci stira, piega, gonfia un corpo. Il flusso di Ricci prende le informazioni su come il corpo è piegato. È come se avesse distribuito lungo tutta la sua superficie tanti sensori. Nei punti in cui il corpo è curvato negativamente, cioè è piegato verso dentro, il flusso lo gonfia. Nei punti in cui sporge, il flusso di Ricci contrae il corpo. Quindi alla fine gonfia di qua, tira di là, il corpo diventerà molto regolare. Una sfera. Fantastico! Allora possiamo usare il flusso di Ricci per dimostrare la congettura di Poincaré in tre dimensioni. E questa era esattamente l'intenzione di Hamilton. C'è però un problema. In questo gonfiare e restringere, alcune cose possono andare storto. Ad esempio si possono formare delle strozzature, oppure delle protusioni, oppure l'oggetto potrebbe addirittura spaccarsi in pezzi. Hamilton spese altri 10 anni nel tentativo di eliminare questi problemi. Alla fine riuscì a trovare una soluzione.
La chirurgia. Sì, la chirurgia. Iniziamo ad applicare il flusso di Ricci ad un oggetto. Ci fermiamo un attimo prima che qualcosa di anomalo inizi a formarsi. Poi stop! Fermiamo tutto. Tagliamo i pezzi indesiderati e facciamo ripartire il flusso. Se dovessero ripresentarsi protusioni o strozzature, rifermiamo il flusso, tagliamo e continuiamo. E così via. Ovviamente terremo da parte i pezzi tagliati che andranno analizzati. Questa strategia chirurgica è descritta da Hamilton in un articolo pubblicato nel 1995, lungo ben 150 pagine. Un bel malloppone. Fatto! Quindi ci siamo? Niente. Non ancora. C'erano alcune deformazioni che non riuscivano ad essere controllate nemmeno con la chirurgia. Ed è qui che entra in scena Grigori Perelman, il matematico russo che ha dato il titolo a questo video. Tra il 2002 ed il 2003 Perelman posta 3 articoli su Archive, uno alla volta. Archive non è una prestigiosa rivista internazionale. Archive, scritto con la chi, che sembra una X ma è la chi greca, è un sito dove chiunque può postare un articolo. È sufficiente solo il benestare di una persona che ha già pubblicato qualcosa su Archive. Perelman mette i suoi lavori sul web, così, come fossero post qualsiasi di Facebook. Il primo articolo, postato l'11 novembre 2002, intitolato The Entropy Formula for the Ricci Flow and its Geometric Applications. 4 mesi dopo, il 10 marzo del 2003, Perelman posta l'articolo Ricci Flow with Circuitry on 3 Manifolds. Infine, il 17 luglio sempre del 2003, Perelman pubblica Finite Extinction Times for the Solutions to Ricci Flow on Certain 3 Manifolds. Dopo aver postato il primo articolo, Perelman mandò soltanto alcune mail ad alcuni colleghi, come questa. Data 12 novembre 2002, da Grigori Perelman a Gang Tian, oggetto nuovo preprint. Caro Tian, vorrei attirare la tua attenzione sul mio articolo su Archive mat.dg02111159. Segue poi l'abstract dell'articolo. La notizia dell'impresa di Perelman, nonostante la scarsa pubblicità, si diffuse rapidamente e direi inevitabilmente fece il giro del mondo. Perelman, dopo 100 anni, aveva risolto la congettura di Poincaré, aggiungendo l'ultimo tassello, la dimostrazione in 3 dimensioni. Per questo risultato fu insignito nel 2006 della medaglia Fields e nel 2010 il Clay Mathematics Institute gli assegnò il premio di $1 milione. In poco più di 6 anni Perelman divenne ricco e famoso, una vera celebrità. Infatti lo conoscevate già tutti, Grigori Perelman. Lo conoscevate? Non lo conoscevate? Mai sentito? E avete ragione. Nel 2005 Perelman si è ritirato dall'istituto dove insegnava e dopo aver rifiutato sia la medaglia Fields che il premio in denaro da $1 milione si è anche ritirato dalla ricerca matematica ed ora vive a San Pietroburgo con la madre. Pare coltivi funghi. Non prendete Perelman per pazzo però e non accusatelo di essere uno sporco russo che rifiuta i soldi dell'Occidente. Grigori Perelman è forse uno degli ultimi esempi di purezza di spirito e di integrità morale. In una rara intervista ha dichiarato: finché non ero importante, avevo una scelta. O fare qualcosa di sgradevole, come esprimermi sugli standard lassisti nella comunità matematica, o se non l'avessi fatto, essere trattato come un cagnolino. Ora che sono diventato un personaggio veramente di rilievo, non posso fare il cagnolino e non dire nulla. È per questo che ho smesso. Anche quelli che sono più o meno onesti tollerano quelli che non lo sono. Forse, molto probabilmente, la botta finale alla scarsa fiducia che Perelman nutriva verso le qualità morali dei suoi colleghi l'hanno data Cao e Zhu, che si sono affannati subito dopo la pubblicazione da parte di Perelman su Archive dei suoi 3 articoli per completare i passaggi mancanti e pubblicare quei risultati su una rivista vera. In maniera alquanto disonesta, cercarono di oscurare tutti i contributi di Perelman, cercando il più possibile di attribuirsi il merito di quei risultati e il merito della risoluzione della congettura di Poincaré. Tutto questo è avvenuto prima dell'assegnazione della medaglia Fields a Perelman e molto prima dell'assegnazione del $1 milione da parte del Clay Mathematics Institute. Ora forse potremmo essere più in sintonia col modo di pensare di Perelman e col suo rifiuto di far parte di una comunità disposta a tutto pur di prendere qualche raggio di luce dai riflettori della ribalta. Bene, per oggi ho finito.
Per chi si fosse appassionato a questo argomento e volesse approfondire questi risultati, vi consiglio la lettura di questo libro. L'Enigma di Poincaré di Zipro è un po' datato, ma credo si trovi ancora in libreria. È da questo libro che ho preso gran parte del materiale per fare questo video. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto.